Bene, l'ultima cosa che mi rimane da farvi vedere, prima di passare a farvi vedere il collegamento, come funziona il mixer in collegamento con il PC, è questo tasto che abbiamo visto prima, all'inizio, GQ, General Equalizer. Questo tasto permette di accedere alle impostazioni degli equalizzatori grafici a 31 bande che sono disponibili nel mixer. Internamente al mixer sono disponibili 8 equalizzatori grafici a 31 bande. Questi 8 equalizzatori, il mixer ce li ha a disposizione, sta a me, utilizzatore, decidere su cosa utilizzarli. Come si fa? Vedete? Si schiaccia il tasto GQ, si seleziona e si naviga attraverso lo schermo che vedete qui. Allora, sono disponibili gli 8 equalizzatori grafici e attraverso questo il navigatore decido come assegnarli. Allora, per esempio, i primi due sicuramente vengono assegnati, questo è l'1, page down, questo è il 2, sicuramente vengono assegnati i primi due al main mix, sinistro e destro. Dopodiché gli altri, posso decidere di assegnarli a vari subgroup. 3, subgroup 4, aux e agli aux. Non si possono assegnare ai singoli canali, perché non ha senso il loro utilizzo. Cioè, un equalizzatore a 31 bande non ha senso utilizzarlo su un singolo canale. E infatti non è permesso. Però l'assegnazione si gestisce nel modo che avete visto. E come si utilizza l'equalizzatore? Diciamo che non è sicuramente molto, molto comodo utilizzarlo in questo modo. Risulterà molto più comodo utilizzarlo dal computer, come vi farò vedere più tardi. Ma giusto per farvi capire, si utilizza in questo modo. Utilizzando la rotellina si decide quale banda dell'equalizzatore, ce ne sono ovviamente 31, quale banda dell'equalizzatore visualizzare. E ogni banda corrisponde a una certa frequenza, come tutti gli equalizzatori grafici. La 1 corrisponde a 20 Hz, 25 e tutte le altre frequenze. Ok? Però vedete, il problema è questo. Allora, se io mi posiziono nella banda numero 1, mi posiziono qui. Ovviamente la banda numero 1 si controlla attraverso il Fat Channel. La banda numero 1 mi si posiziona qui e io posso decidere di metterla più in su, più in giù. Qui ho la banda numero 2, la 3 e la 4 e così via. Qual è il problema? Che gli indicatori del Fat Channel sono 24, mentre le bande dell'equalizzatore sono 31. Come ci si fanno stare 7 bande in più, che qui non ci stanno? In questo modo, vedete, io adesso parto dalla banda numero 1, che è qui, si visualizza qui. Se aumento, aumento, vado alla banda numero 2, infatti si è spostato, numero 3, numero 4, numero 5. Vedete che ha ricominciato da capo. Questo perché? Perché deve recuperare dello spazio per poterseli far stare tutti, no? Questo cosa comporta? Comporta innanzitutto che uno stesso indicatore non si, sopra, in, in, questa fa in tutta la fascia, non si riferisce ad una sola frequenza, ma a due, a seconda di come mi sono spostato. Perché vedete, adesso che sono sulla banda numero 5, questa banda si riferisce ai 50 Hz. Se io torno indietro, vado alla numero 4, vedete, ritorno indietro così, 3, 2, 1. Adesso questo qui indica la banda numero 1, la banda numero 1 si riferisce ai 20 Hz. Quindi un utilizzo non molto semplice, ma ve lo faccio vedere: 1, 2, 3, 4, la 5 ricomincia da capo, poi si sale, vedete? E salendo si va avanti fino, non ricordo quale numero, fino al 28, dopo il 28 per le ultime 3 ricomincia, riparte da un po' più indietro. Questa è la 29, 30, 31 e quindi anche qui vedete in questo momento questo indica la banda numero 28, cioè i 10 kHz, ma se io salgo 29, 30, 31, questo indicatore adesso indica la 31esima banda, quindi sono sui 20 kHz. Ok?
Un utilizzo quindi non particolarmente agevole, anzi direi abbastanza scomodo. Risulta molto più comodo farlo dal computer, ma giusto per farvi vedere come si può fare, se io vado, non so, la banda numero 11, che vedete qui, ho selezionato la numero 11 e ce l'ho qui. Un taglio tipico che si fa, ho cercato la 11 perché è sui 200 Hz, è un taglio tipico che si fa quando si suona in una sala dove il suono risulta un po' impastato, diciamo, cioè non si riescono bene a distinguere i suoni, c'è sempre il suono risulta un po' pesante, difficile da distinguere. Un taglio tipico che si fa è intorno ai 200 Hz e quindi si fa una cosa del genere. Ovviamente non si taglia mai usando gli equalizzatori grafici, non si taglia mai in un solo punto, ma vanno un attimo, come dire, nell'intorno di quel punto bisogna un po' creare una cosa di questo tipo per fare in modo che l'effetto dell'equalizzatore non sia eccessivamente evidente nei pressi dei 200 Hz che abbiamo qui. E questo è come si utilizza. Ovviamente, se io ho fatto questa equalizzazione per l'equalizzatore numero 1, che si riferiva al main mix sinistro, voglio andare al mix numero 2 e voglio riportare lo stesso, e qui mi dice push recall to copy from GQ1. Schiaccio Recall e ritrovo l'equalizzazione che ho fatto prima.